Allora, i complimenti sono non d'obbligo, sono di cuore perché questa squadra, seppure ancora deve essere completa tutto quello che l'hai forgiata come hai detto la prima volta. C'è una squadra operaia, con grinta, agonista veramente cattiva, che sa soffrire con tanta voglia, tanta fame e voglia di migliorarsi. Sono doti che un allenatore può cercare di insegnare ai suoi ragazzi, a patto che trovi un terreno fertile, altrimenti è parole al vento. Oggi il Bug ha vinto grazie a questo, ma complimenti anche perché ha giocato una bella partita, una buona partita. Ci verranno tempi per il calcio sfumeggiante, champagne, però si è già visto quello che è il timbro di Taurino. No, io sono d'accordo, io faccio complimenti ai ragazzi, perché secondo me abbiamo fatto una signora partita per essere la prima di campionato, con qualche difficoltà che sapevamo, però secondo me abbiamo sempre fatto la partita, abbiamo tenuto molto bene il campo, abbiamo rischiato praticamente zero, e comunque come indice di pericolosità noi delle situazioni le abbiamo create, ci è mancato un poco il guizzo finale, un po' di qualità finale. Però abbiamo perso di massimo dopo 10 minuti, non so quanto era passato, abbiamo perso un giocatore importante. E davanti avevamo poco ricambio, abbiamo adattato Franchini che secondo me lo può fare bene con altre caratteristiche. Però è normale che contro una squadra, che loro li avevo visti con l'Albino Leffe, erano stati molto più aggressivi. Oggi comunque si difendevano tutti sotto la linea della palla, non era semplice trovare spazio e naturalmente negli spazi stretti di massimo ci poteva dare di più di Franchini per caratteristiche, no? E poi non abbiamo grossi centimetri in aria, quindi noi dovevamo muoverla bene, veloce e cercare qualche combinazione. Devo dire la verità, il campo non ci ha aiutato perché il campo, l'erba era un po' alta e fitta, la palla non scorreva bene. Però alla fine nell'interpretazione della gara a me la squadra è piaciuta molto, siamo stati sempre ordinati, sempre lucidi, abbiamo cercato di muoverla con qualità, abbiamo trovato anche delle buone giocate, secondo me Maisto ha fatto molto bene, e gli esterni comunque hanno fatto bene, dietro secondo me hanno fatto una grandissima partita, anche quando abbiamo difeso altissimi con la linea centrocampo sempre a impattare. Secondo me ci sono tante note positive, poi è normale, ci sono anche gli avversari, ripeto, con una squadra che si difendeva a bassa così non era facilissimo trovare delle soluzioni, però ai ragazzi per lo spirito che ci hanno messo, per l'impegno, secondo me sta venendo fuori anche il lavoro fisico, perché anche oggi dopo Ascoli, nonostante pochi cambi, non abbiamo avuto nessuno con i crampi. Secondo me è un segnale di una squadra che tiene fino alla fine. È normale che possiamo migliorare tanto nelle giocate e sicuramente possiamo migliorare molto nella completezza della rosa col mercato, lo sappiamo, non è che ci nascondiamo, l'abbiamo detto dall'inizio. Però se in situazioni così, non dico di emergenza, però dove non abbiamo tutte le opzioni, riusciamo a mettere questo spirito, questa carica, questa voglia, e ci abbiamo creduto fino alla fine, l'abbiamo trovata, secondo me a livello caratteriale è un dato importante per la squadra. Roberto? Sì. Io ho due cose da dire, una sì. Considerazione. Lei ha ascoltato proprio al massimo quello che aveva a disposizione. Nel secondo tempo ha inserito Tomasini negli ultimi minuti, anche perché sappiamo non è sì. Condizione al 100%, quindi probabilmente ha ascoltato quello che aveva, quel poco che aveva, però ha ascoltato veramente al massimo. Questo forse anche non si può essere. Sì, ma i ragazzi erano mentalizzati. A me, ripeto, la squadra da questo punto di vista è piaciuta molto. Franchini è entrato secondo me molto bene. Mi dispiace molto per l'espulsione, perché ci toglie un'ulteriore opzione. O dall'inizio, a gara in corsa, è un giocatore importante, l'avete visto, c'ha forza, c'ha strapotere. In mezzo al campo ci mancava un giocatore con quella dinamicità e con quell'impatto. Quindi sono molto arrabbiato, perché secondo me l'espulsione è stata un po' forzata. Il secondo intervento era sulla palla. E comunque il piede era bassissimo, non è che è andato a cercare l'uomo. Però purtroppo è venuta così. Ci fa bene anche quella sofferenza, tra virgolette, finale, soprattutto sulle palle messe in aria, non tanto sul gioco. Però loro alla fine mettevano sta palla in aria, uno in meno. Tra l'altro ci hanno tolto un saltatore importante, quindi potevamo soffrire qualcosa, anche perché loro erano strutturati. Però la linea difensiva mi è piaciuta molto, anche sulle palle inattive secondo me abbiamo lavorato bene, siamo andati bene a impatto, ripeto, ci sono secondo me tante note positive, senza ora viaggiare e gasarsi più di tanto. Sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare e dobbiamo migliorare tanto, però con questi presupposti e su questo spirito possiamo costruire il nostro campionato, questo non c'è dubbio. Sì. Alla luce anche dell'infortunio di Massimo,
funzione più di Franchini, numericamente sia sicuro. Quanti arrivi si aspetta in questa settimana? Non sono convinto che la società farà il suo dovere. Io l'ho detto all'inizio, sono fiducioso perché io parlo col presidente, parlo col direttore. È vero che il mercato ci ha posto delle difficoltà, avevamo dei giocatori che sembravano chiusi, poi la società di appartenenza non li ha dati più via, e quindi siamo in ritardo su qualcosa, però io sono convinto che il direttore e il presidente faranno di tutto per completare la rosa. Proietti in un'altra categoria. Proietti è un giocatore cognitivo, è un giocatore che ci dà tempi di gioco, ha grande qualità nel palleggio, e sicuramente vede cose che altri non vedono, perché quella è la sua qualità. È normale che è un giocatore importante, non l'abbiamo preso per questo, ma non meno importanti sono i giocatori a fianco, perché poi lui magari ha delle qualità e ha delle carenze come altri che vanno compensate. Secondo me oggi Rosaia per lì ha fatto una signora partita, sempre di grande intensità, sempre pronto sulle linee di passaggio, ci ha dato grande equilibrio, molte ripartenze, era sempre pronto a intercettare la prima linea di passaggio. I difensori, l'ho detto prima, sono stati secondo me iper aggressivi, abbiamo concesso veramente poco in ripartenza. Sì, no, ripeto, ci sono delle note positive, senza andare oltre, senza pensare ora che chissà quale squadra siamo. Noi sappiamo che abbiamo un percorso, oggi sappiamo cosa siamo, ma soprattutto con la volontà di migliorarsi giorno per giorno sappiamo cosa potremmo diventare, cosa potremmo essere, che quella è la cosa più importante. E vuoi chiudere? È una domanda tattica, mister, sì. Che deve concedere. Ha detto dei difensori, sì, ha parlato sì. Anche di Proietti, quando aumenterà il raggio d'azione da 10 metri quadrati, giocherà in 20 metri quadrati, sarà proprio un altro giocatore. Quello che secondo me è uno dei punti di forza di questa squadra è l'attenzione alle marcature preventive e alle transizioni. Mi dica se ho ragione o no. Sì, no, oggi l'abbiamo fatto bene. L'ho detto prima, i difensori oggi molte volte hanno anche provato a spingere quando... Sì, sulle transizioni negative sia Pirrello, sia Tozzuolo, sia Rocchi hanno lavorato bene. Poi è entrato Andrea e ha fatto altrettanto bene. Ma noi sappiamo, ho dei giocatori forti, hanno qualche caratteristica diversa, io cerco di mettere dentro in base anche alle caratteristiche. Però dei quattro difensori centrali sono molto contento. Quando ho visto Rocchi un po' stanco ho messo dentro Signorini, che ci dà pure quell'esperienza giusta, ma... dico la verità, non ho problemi, cioè mettere uno o l'altro per me è relativo, cambio in base a quello che mi aspetto della partita, però sono soddisfatto di tutti. Corsinelli secondo me ha fatto molto bene, peccato che poteva fare gol su quella grande palla di Rocchi, sì, è stato bravo anche il portiere, forse lui poteva fare una finta, però ripeto, noi dei presupposti li abbiamo creati. C'è stata un'azione, mi ricordo, abbiamo calciato 4 volte consecutive, l'hanno sempre rimpallata, sono stati anche bravi loro, hanno sempre fatto un blocco unico lì davanti, non era facile, però oggi non vedo nessuno sotto la sufficienza. Secondo me tutti hanno fatto quello che dovevano. Io vediamo, la rivedrò, io sono molto esigente da me stesso. Mi renderò conto se potevo avere qualche lettura diversa, se potevo dare qualche accorgimento diverso ai ragazzi, però quando uno fa questo mestiere è sempre in discussione. Io sono il primo a mettermi, non ho bisogno neanche che la società o la stampa mi metta in discussione, sono io per primo a mettermi in discussione, perché voglio il meglio per me e per i miei ragazzi. Perfetto, grazie mille.